Questa situazione era molto prevedibile. Come spiego nel mio libro, 10 anni fa, mentre parlavo con degli scienziati, ho chiesto: ci sarà una nuova grande pandemia? E loro mi hanno descritto esattamente quello che stiamo vivendo ora. Un virus che verrà da un animale, probabilmente un pipistrello, verosimilmente un coronavirus, probabilmente in un wet market in Cina. Era già tutto scritto 10 anni fa. Possiamo dire che questa pandemia è colpa nostra? Sì, questi eventi sono il risultato delle nostre azioni. Distruggiamo la natura ed entriamo in contatto con gli animali selvatici che portano dentro di sé virus sconosciuti. Poi ci sono le scelte che compiamo quando decidiamo cosa mangiare, cosa comprare, quanti figli avere, quanto vogliamo viaggiare. L'allarme è stato dato per tempo? No, la Cina doveva avvisarci prima. Il fatto che i funzionari cinesi, nel mese di dicembre, sapessero che a Wuhan questo virus si trasmetteva da uomo e siano stati riluttanti nel dirlo al mondo, ha avuto grosse conseguenze. Lei ritiene credibile quello che sostiene l'amministrazione americana, cioè che il virus possa essere sfuggito da un laboratorio di Wuhan? No. Ho passato gli ultimi giorni a studiare e leggere report. C'è una prova che questo sia accaduto ora? No. Trump dice di avere visto le prove ma non ci ha mostrato nulla. Hai prove? Mostracele. Se non le hai, smetti di dire che è vero. È possibile che questo virus sia stato manipolato in laboratorio? No. Le prove che non sia affatto così ci sono e sono convincenti. Ho letto gli studi dei migliori virologi evoluzionisti del mondo. Questo è un virus che ha avuto una lunga vita dentro i pipistrelli e forse una più breve dentro i pangolini. Saremo in grado di prevedere la prossima pandemia? Ci sarà un'altra pandemia come questa? Sì, penso di sì. Possiamo prevederla? No. Ma possiamo prevedere che sarà un virus che uscirà da un animale e che, di nuovo, potrà evolvere molto rapidamente. Possiamo quindi creare dei sistemi di sorveglianza che possano rilevare il salto di specie in fase iniziale. In questo modo si potrà elaborare una risposta prima che scoppi un'altra pandemia.